facendo vedere, come abbiamo detto fin dall'inizio, che ci rimbocchiamo le maniche e che abbiamo iniziato subito a lavorare per il bene dell'azienda e anche per il bene dei cittadini, ovviamente. Allora, i primi risultati sono arrivati subito. E abbiamo fatto la campagna Prevenire per non punire, abbiamo fatto la campagna dei social anche pubblicizzando i nostri parcheggi struttura e abbiamo dato un ottimo risultato, abbiamo avuto da questo. I progetti futuri sono quelli che riguardano il parcheggio ciclovia, sono quelli che riguardano prima di tutto appunto portare a termine questa grande opera che la città aspetta ormai da troppo tempo e portare avanti il progetto della sosta. L'importanza ovviamente della vicinanza con l'amministrazione comunale penso sia uno dei cardini. Sì, assolutamente, ci ha dato un man forte, soprattutto l'assessore alle partecipate, alla sicurezza Polato, che ci ha affiancato, ci fa affiancare i vigili urbani, quindi la polizia municipale, su tutto quello che è il settore della sosta. I vigili accompagnano gli accertatori in maniera tale da garantire più sicurezza anche nelle strade che vengono controllate. Quello che abbiamo sempre detto, ribadiamo il fatto che non faremo inaugurazioni, non spenderemo soldi prima che inizi il cantiere, cosa che invece era stata fatta un pochino in passato, un bel pochino in passato, soprattutto nel mese di giugno abbiamo riscontrato un esborso enorme per la pubblicità della filovia, comunque quello lo teniamo da parte, noi andremo avanti solamente dal punto di vista tecnico e cerchiamo di portare a casa quella che è stata definita dall'amministrazione Suorina l'opera madre della città di Verona dei prossimi anni. Ecco, quindi queste sono parte dei lavori che abbiamo fatto io assieme al consiglio d'amministrazione, grazie alla collaborazione del direttore generale uscente, che forse sarà anche quello entrante, e soprattutto col grandissimo impegno di tutti quanti i dipendenti dell'azienda. Ecco, e tornando proprio all'impegno dei dipendenti dell'azienda, mi viene da dire che abbiamo aumentato anche i turni serali. Questo è importante perché tantissimi non pagavano la sosta la sera, l'abbiamo detto l'altra volta, ce n'è uno su tre che non paga la sosta la sera. Dal primo di gennaio fino al 30 di agosto erano stati fatti solamente 6 controlli serali. Dal primo di settembre fino al 31-12, tra quelli che sono già stati fatti e quelli che sono in programmazione, ne vengono fatti 37. Quindi ecco, in 4 mesi abbiamo fatto 6 volte quello che era stato fatto in 8 mesi. Abbiamo messo tanta carne al fuoco per il semplice motivo che noi abbiamo dovuto migliorare la situazione che abbiamo trovato. Tanta carne al fuoco, siamo consci che c'è il rischio che si bruci, naturalmente staremo invece attenti a portare a termine tutti quanti i lavori che ci siamo proposti. Allora qua vedete un po' un elenco di tutte le cose che abbiamo fatto. Prima di tutto c'è stato il correttivo anche dal punto di vista economico. Noi abbiamo trovato una situazione, come ben sapete, in cui ci sono più o meno 90.000 euro di entrate in meno rispetto all'anno precedente, fino al 31, 80.000 euro, scusate, in meno rispetto al 31 di agosto dell'anno precedente. Abbiamo subito intervenuti su questo, che era la cosa più urgente, che abbiamo visto che erano in continuo decremento gli introiti. Abbiamo messo sul piatto le due attività più importanti. La prima è quella prevenire per non punire, che come sapete bene noi diamo agli organi di stampa, che dopo io spero che recepiscono ovviamente anche per pubblicare le vie e le zone che vengono più controllate dagli accertatori, e soprattutto lo mettiamo sulla nostra pagina Facebook, quindi lo mettiamo sui social ogni settimana praticamente.